Un cordiale saluto da Gio Prestia per le notizie del Corriere di Sciacca.it. Una fiorente attività di spaccio all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara. A scoprirla sono stati i carabinieri che hanno eseguito 7 misure cautelari emesse dal GIP di Agrigento su richiesta della locale procura. Le intercettazioni telefoniche e i sistemi di videosorveglianza hanno consentito di fare luce su quella che gli investigatori definiscono una strutturata piazza di spaccio messa in piedi all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Favara, abusando della minorità fisico-psichica degli ospiti destinatari della droga. Tragedia questa mattina a Favara. Una collaboratrice scolastica è stata colta da un improvviso malore all'interno dell'istituto Martin Luther King. La donna, 63 anni, è stata stroncata da un malore, un infarto fulminante, inutili soccorsi allertati dal personale dell'istituto scolastico, dolore e cordoglio per il tragico decesso della bidella, particolarmente apprezzata dalla comunità scolastica e non solo, per le sue doti umane e professionali. I rappresentanti delle organizzazioni agricole, sia quelle professionali che quelle spontanee, i sindaci di Sciacca, Ribera e dei comuni del comprensorio, oltre a una rappresentanza di singoli agricoltori, hanno preso parte questa mattina ad Agrigento alla protesta culminata con un incontro con il prefetto Maria Rita Cocciufa, alla quale è stato consegnato un documento unitario e rappresentata la situazione di grave crisi del comparto determinata prima della pandemia, poi dalla siccità e adesso dai rincari delle materie che hanno fatto crescere e diventare insostenibili i costi di produzione, mentre di contro si assiste ad una svalutazione dei prezzi di vendita. Aprire a Sciacca uno sportello decentrato del servizio di riscossione dell'Agenzia delle Entrate è la questione posta dal consigliere Raimondo Brucoleri alla presidenza del Consiglio Comunale affinché si faccia promotore di un incontro con il prefetto di Agrigento. Una richiesta avanzata anni fa e per la quale il comune di Sciacca aveva messo a disposizione dei locali. Nel frattempo il decreto Sostegno Bis ha disposto dal 1 ottobre dello scorso anno lo scioglimento di Riscossione Sicilia e il relativo passaggio delle funzioni all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Giornata di festa per gli studenti della scuola media Agostino Inveges di Sciacca, dove questa mattina c'è stata l'inaugurazione dell'anno scolastico 2022-2023. Animazione, musica, giochi e riflessioni per festeggiare l'inizio di un anno scolastico che segna finalmente il ritorno alla normalità dopo 2 anni di pandemia. E infine giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno questa mattina nell'Aula Magna dell'IPIA dell'Istituto Superiore Don Michele Arena di Sciacca. Una iniziativa di informazione e sensibilizzazione promossa dall'Istituto, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Rizzuto e dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori provinciale di Agrigento. Sono stati i senologi della LILT, Carmelina Di Caro e Pasquale Borsellino, a sottolineare l'importanza della prevenzione. Al termine dell'incontro in Aula Magna, all'interno del camper della LILT, visite senologiche ed ecografiche gratuite per le ragazze del Don Michele Arena. L'iniziativa di oggi rientra nella campagna Nastro Rosa, portata avanti ogni anno dalla LILT nel mese di ottobre. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.